Ciao. Bentornate sul canale per un nuovo video spacchettamento. Oggi giovedì 27 ottobre. Mi vedrete sicuramente alla stessa maniera, stessa posizione, mio figlio lì, perché sto girando un video dietro l'altro, perché ho spiegato già nel video precedente a questo che ho ritardato a caricarlo per varie motivazioni, andate a vedere. Quindi faccio quest'altro video perché altrimenti poi non riesco più, ed è arrivato poco fa. Sono 3 pacchi. Allora, cominciamo. Oh, e come mai stanno andando tutti questi pacchetti? Allora, abbiamo il nostro buono. Ok. Questo pacchetto, che se non erro dovrebbe essere un MP3. Dico se non erro perché ormai non me lo ricordo. Ho un po' di pacchi che mi devono arrivare. Vediamo un pochino. Sì, è l'MP3, che è piccolissimo ed è carinissimo. Eccolo qua, wow! È figo, ragazzi. Aspettate. Non so se lo vedete. C'è il riflesso, porca paletta. Vabbè. Dietro è fatto così, è molto bellino, è piccolino, è... dietro è tipo in acciaio, non so come spiegarvelo, è touch, infatti ha una tastiera molto, che poi è LED, sarà lo schermo, anzi no, scusa, sto facendo un sacco di confusione, penso che il LED sia solo questo pezzettino qua, però adesso vediamo. Nella confezione troviamo anche le cuffie, che sono, riprendono tipo le cuffie dell'Apple, se non sbaglio, ditemelo, perché io non ho Apple, cioè quando lo avevo mi ricordo che sono queste cuffie più o meno così, insomma simili. Il suo caricabatterie, quindi USB, e ovviamente il libretto di istruzioni. Sì, probabilmente hanno ripreso la forma un po' tipo dall'iPad, no, l'iPad, l'iPod, com'è che si chiama, l'iPod, non può essere. Volevo accenderlo, chissà se lo accendo se si vede. Sì, funziona già. Infatti, come vi dicevo, lo schermo è solo questo qui, e questa è, diciamo, è la tastiera dove poter andare a comandare, ecco, il volume. Che figo. Ah, registra pure. Comunque spengo perché devo capire come va. Si spegne? Sì, bye bye. Ah, vabbè, già fatto. Ok, carino, un oggetto molto molto carino. Ricomponiamo tutto. A posto, chiudiamo. Ok, questo è il primo. Abbiamo il secondo. Leggerissimo. Lo apro d'acqua, tutto scocciato. Secondo me è stato aperto, Guardate un po' qui. Secondo me è stato aperto questo pacco. Lo vedete? Forse si è rotto semplicemente, io lo apro da qua. La confezione è stupenda, già mi piace, non so se lo vedete, a parte la ragazza carina, è fatto tutto di brillantini. Adesso con la ragazza vi faccio vedere meglio. Allora, abbiamo la sua pezzettina e la scatolina, ragazzi, è fighissima, non so se vedete, poi è qui tipo liscia e qui è un po' più ruvidina. Guardate, è fantastica! Come si apre? Ecco, così. Suppongo così. C'è un biglietto, sono anche su Facebook. Se, oh wow, se ci volete andare, magari. www.facebook.com/questo. Perché? Magari ve lo scrivo sotto nell'info box. O fate ferma immagine, anche se voi lo vedete dall'incontrare, non ho ancora capito come fare. Comunque la scatola è molto molto bella, mi piace tantissimo,
E questi sono un paio di orecchini stupendi a mio parere, perché sono piccoli. Vediamo se posso aprire senza... Ok. Sono in silver, c'è scritto, però boh, non saprei. In argento. E sono fatti, no, bene, di più, benissimo. Aspettate, eh. Non so mo come farveli vedere. Non so se li vedete. Sono fatti benissimo. E sono a gancetto. Quindi si apre e si incastra così. E sono fantastici, qualcosa di bello. Perché a me non piacciono gli orecchini molto vistosi o comunque lunghi o molto lunghi. Mi piacciono più queste cose un po' così. Anche perché poi secondo me non ci sto bene, quindi... Diciamo che uno bisogna sapersi anche vedere, perché magari sta bene a me e non sta bene a te, oppure sta bene a te e sta male a me. Oppure magari mi sta bene, gli altri mi dicono che sta bene, però non riesco a vedere. C'è un po' come il taglio dei capelli o il colore dei capelli. Se non ti ci vedi tu, a voglia di dire che sei bella, stai bene, sei una figa. Ti ci vedi vedere te. Quindi io mi ci vedo, per me, preferisco cose piccoline o comunque di media lunghezza. Già gli orecchini che vi ho fatto vedere nel video di prima non mi piacciono, però sono già troppo lunghi. Ricompongo la scatola perché era molto carina. Il packaging è qualcosa di stupendo, veramente. Cioè, è semplice, è una cosa semplice, però a me piace. A me piace. Come idea regalo è fantastica. Poi la pezzettina, appunto, come dicevo prima, per poter ripulire. E questo è il secondo. Poi andiamo avanti con l'ultimo, quello un po' più grande. Oddio, lì per lì avevo pensato un coso per le orecchie, per chi non ci sente, perché la forma mi assomiglia a quello. Ho realizzato che è il l'auricolare Bluetooth. un attimino. È un auricolare Bluetooth, appunto, con il suo caricatore. Scritto in cinese, ah no, pure in inglese, in italiano mai una volta che ci scrivono in italiano. Comunque è un cazzillo piccolo che va messo tipo così, che non c'entra, sì, così, e tu parli, poi colore simil pelle, dice simil color, non lo so, cappuccino, beige. E qui appunto c'è la cassa audio, come si dice, si vede, e qui c'è il foro per poterlo ricaricare. Vi farò sapere se funziona. Vabbè, perché secondo me è comodo, soprattutto quando guidi. Vabbè, ricomponiamo tutto. Aspetta. Ok, questa la tolgo, questa la metto qui. E adesso ho la piastra. Non ne posso più, tra piastre e spazzole, madonna, guardate. Una cosa assurda. Vogliamo vedere? A parte la puzza della plastica. Ok. Sì, è la plastica che è tutto. Allora, la confezione si presenta veramente molto bella. Anche il dettaglio qui di lasciare appunto l'inserto e il colore rosso. È riportata appunto stilizzata la piastra. Sì, ci vedete? Sì. Dietro c'è scritto tutto, insomma, le caratteristiche. Adesso l'apriamo. Wow, ragazze, che bella! Porca vacca! A parte che è una cosa, cioè, grandissima, vi faccio vedere. Uff, allora, qui c'è un certificato, credo, comunque una card, qualcosa per, ok,
Vabbè, il libretto di istruzioni. Sì, bello grosso, quindi suppongo che ci siano varie lingue. Il caricatore, cioè la spina che è tutto attaccato. E lei, la piastra, che è stupenda. Pensavo che era più piccola. Che bella, ragazza. Non so se lo vedete. È fatto tutto in... C'ha dei piccoli... Purtroppo voi mi sa che non lo vedete. C'ha tutti dei... Non mi viene la parola. Dei brillantini. Di sottofondo, sì, sottofondo, vabbè. Cioè, sotto qui è fatta tutta di brillantini. Non si vede, che peccato. Non so se lo potete vedere. Mi sa di no. Comunque, fidatevi perché è bellissima. È a specchio. Ecco, è a specchio. Mi vedete? Vabbè, è l'ora della scemità, dai. È fatta come un po' tutte le piastre, diciamo, lo schermo piccolino e i vari tasti al lato, quindi più, meno e accensione. Come partiva? Ok? Cioè, pazzesco. Comunque, è bella. Se volete un video review, che mi piastro i capelli con voi, me lo dite che vi faccio la recensione, non c'è problema, anche perché tanto dovrò fare il video per l'azienda, quindi sicuramente, perché sì, faccio le foto, ok, però devo far vedere almeno se funziona, anche perché è bellissima. Kissless, provate a cercare questo venditore, perché secondo me se lo cercate esce fuori. Kissless, ok. Con i video spacchettamenti di oggi è tutto. Scrivetemi qui nell'info box cosa vi è piaciuto di più e se per caso volete qualcosa, qualche informazione in più di qualche prodotto. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video spacchettamento. Ciao ragazzi!